sto caldo, latte, prendo latte, da qualche minuto fa prendevo anche il tè, e finisco tutto il tè, che sempre lo finisco io, tutto il tè questo lo finisco io sempre. Ci fai vedere dove dormi? Certo. Questo è un altro amico, questo è un altro, ma io qui, con questo. Come Sam, un giovane egiziano arrivato in Italia in cerca di lavoro e di un futuro migliore, altri senza fissa dimora hanno bussato alle porte del dormitorio di Piazza San Domenico ad Arezzo, trovando così una bevanda calda, un letto, ma soprattutto un posto caldo dove poter trascorrere la notte al riparo dalle rigide temperature invernali. A Palazzo Fossombroni, proprietà del comune di Arezzo, ha infatti trovato spazio il nuovo centro di accoglienza per clochard e senza tetto che vivono nel territorio aretino, gestito dalla Caritas diocesana. I posti disponibili sono 20, possiamo anche arrivare a 24 posti letto, però ci teniamo sui 20 perché è quello che abbiamo un attimino monitorato tra i nostri servizi, quello che è il bisogno nel territorio delle persone che sono appunto che dormono all'aperto, all'agghiaccio. Uomini, donne, la possibilità di poter accogliere anche gli animali, i cani comunque al seguito, con uno spazio dedicato all'esterno della struttura dove però il proprietario può comunque tranquillamente controllare o comunque stare vicino anche all'animale. Ad occuparsi dell'accoglienza e della gestione degli ospiti, volontari della Caritas e delle altre associazioni di volontariato. Quando arrivano c'hanno il pass con il suo numero e anche registrato il numero del letto. Ecco, c'è una stretta collaborazione con la Questura di Arezzo. Esatto. Perché avete deciso di venire a fare volontariato in questa struttura? Noi facciamo parte di un'associazione ADRA, come vedete, italiana, ma noi funzioniamo a Pratovicchio Stia. E siamo una comunità di rumeni, no? E abbiamo deciso di partecipare a queste cose perché ci stanno a cuore.